Martyr è un programma piuttosto ampio, un programma che nasce dall'esigenza identificata assieme alla Regione Emilia-Romagna di aumentare la consapevolezza degli imprenditori sui temi di sviluppo dell'economia regionale, digitalizzazione, internazionalizzazione e economia circolare. Su questi temi stiamo sviluppando una serie di incontri e di, come posso dire, di aiuti per gli imprenditori per trasformare in senso più moderno la nostra manifattura. Noi pensiamo di coinvolgere 1000 imprese, ma io mi auguro che attraverso il nostro sistema produttivo molto particolare, attraverso quindi le filiere, di coinvolgere molte di più. Il messaggio che volevo portare oggi qui è che le aziende, anche le piccole e medie aziende, oggi devono cominciare a fortemente occuparsi e investire in tecnologie che in realtà in qualche modo sembrano molto lontane da noi, ma che invece devono essere, come dire, praticate, investigate già da ora, da subito. Le aziende per digitalizzarsi devono innanzitutto guardarsi all'interno, ma guardare prima di tutto le proprie risorse, quindi una bella mappatura delle competenze digitali, delle attitudini digitali delle proprie persone. E poi guardare all'esterno, quindi confrontarsi con le migliori esperienze, i migliori esempi di trasformazione digitale. Gli obiettivi industriali che si riescono a ottenere della digitalizzazione sono attraverso una combinazione di metodi di organizzazione con tecnologie dell'informazione all'avanguardia. Questo cosa vuol dire? Da cose molto semplici, eliminare la carta in officina e quindi avere dati aggiornati che circolano all'interno dell'azienda, a cose più sofisticate, collegare il piano di produzione che è gestito attraverso meccanismi più diversi a seconda delle diverse aziende a quello che è l'attività dell'officina. Con le fabbriche intelligenti molti fornitori, interlocutori, manager esterni, istituzioni faranno parte del nostro gioco. Bisogna riprendere a relazionarci con gli altri. Occorrono competenze di integrazione perché la conoscenza che arriverà e le informazioni che arriveranno in azienda saranno tante, arriveranno velocemente, e occorre anche una grande capacità di negoziazione con gli altri e far percepire a tutti che è un gioco che può portare a recuperi di efficienza e di competitività per l'intero sistema e per l'intero sistema di business. Efficienza nei processi organizzativi, risparmi, oppure guadagnare nuovi mercati perché si servono i clienti in un modo diverso, migliore, più vicino stesso alle persone, alle proprie persone, ma anche alle persone appunto intese come clienti. Quindi questi sono i tipici vantaggi di una trasformazione digitale. Mi piacerebbe dire che siamo già in una fase avanzata della trasformazione digitale, per ora se ne sta parlando molto, si sta sensibilizzando molto l'opinione pubblica e le aziende, ma ci sono già degli esempi, dei campioni che hanno cominciato a trasformarsi e a diventare ulteriormente performanti. Abbiamo scoperto, tra virgolette, che tante cose che facevamo improvvisamente hanno cominciato a chiamarle Industry 4.0, la competenza base data logica è nell'identificazione automatica, quindi la generazione del dato attraverso lettori di codice a barre, sensoristica. Ecco, abbiamo scoperto che questo, la generazione del dato, è alla base di Industry 4.0, nel senso che permette da una parte l'automazione produttiva, dall'altra parte la tracciabilità dei processi e dei prodotti lungo tutta la filiera fino al retail, al consumatore finale. MCM è un'azienda che produce centri di lavoro e sistemi flessibili di produzione. È nata nel 78 e nel 1986 ha deciso di assumere un informatico, immaginando che le tecnologie dell'informazione fossero dominanti come driver di innovazione nel settore della macchina utensile. Oggi, a 30 anni di distanza, abbiamo una divisione software, che è la divisione che dirigo, che si occupa di sviluppare e di applicare tecnologie dell'informazione e della comunicazione alle macchine utensili. E questo ci ha differenziato nel panorama della macchina utensile mondiale. E oggi siamo in grado di fare progetti completi di digitalizzazione delle aziende dei nostri clienti. Grossi player noti sono sempre gli stessi: Google, Amazon, Microsoft e via di seguito. Quello che spesso ci differenzia è, come al solito, un elemento di creatività che ci consente di declinare questi elementi in maniera del tutto italiana. Siamo aggrediti da tutte le parti
da paesi avanzatissimi nella manifattura che potrebbero stritolarci, la Germania, il Giappone, ma non solo, anche l'India, anche la Cina, che hanno un potenziale quasi distruttivo. Dobbiamo recuperare il savoir-faire italiano e dobbiamo cercare di essere artigiani industriali e di mettere i contenuti artigianali che hanno sempre fatto fatto preferire i prodotti italiani ai prodotti di altri paesi, ma dobbiamo farli con logiche completamente nuove in un mondo che stravolge l'industria e accorcia i tempi. Ogni problema di esecuzione di una strategia, e soprattutto questo di evoluzione verso il digitale, richiede l'avere a bordo le migliori persone, i migliori talenti. Per questo motivo il programma, il progetto, il percorso è molto stimolante e interessante, perché va a irrobustire le competenze non solo dei nostri manager ma anche dei giovani che lavoreranno nelle fabbriche intelligenti.